L'Inter, dicevo prima, le analisi sulla partita le abbiamo fatte tutte, insomma, quasi quasi, poi parleremo anche del Milan, l'ho detto in inizio di serata, non dico che Inzaghi è diventato un brocco come un anno e mezzo fa e che Fonseca è diventato un genio, ma quasi quasi così, però al di là ora delle esagerazioni, io voglio chiedere a tutti gli ospiti questa sera che cos'è che è successo, diciamo, a questa squadra, a questo inizio di campionato. E prima di sentire un po' un attimo di quello che ha detto Inzaghi, abbiamo fatto una sintesi domenica sera a caldo dopo il derby, ho preso questa cosa dai giornali, che è l'arte del giornalismo, anche se per copiare alcune volte a scuola non lo facevo. In questo mestiere ogni tanto, quando vedo qualcuno che fa delle cose belle, me ne approprio dicendo che ha fatto delle cose belle, riconoscendogli quest'idea. Hanno fatto la grafica delle varie partenze di Inzaghi, non so se l'abbiamo fatta. Anche noi è pronta perché insomma oggi chi ci cura la regia è lì a fare la cronaca per noi. Ce Eccola qua, l'abbiamo, eccola qui. 2021-22, 13 punti in 5 partite e vabbè, l'anno dopo 9 punti, insomma poi l'anno poi scorso che è quello dello scudetto 15 punti in 5 partite, quest'anno 8 punti in 5 partite, quindi stando alla statistica, al potere della matematica, questa sarebbe la peggiore partenza di Inzaghi. Tanti motivi. Giocatori stanchi, forse appagati, troppe partite, energie nervose per la Champions, un centrocampo fatto da senatori che però si stanno invecchiando. Cominciamo da te. Sì, ma guarda, Claudio, il paradosso di questa situazione è che io sento tanti amici interisti, cioè sono più gli altri tifosi che dicono che è stato un caso, nel senso che può essere che l'Inter abbia sbagliato una partita, mentre tanti tifosi dell'Inter dicono: ma quest'anno vedo che c'è la pancia piena, quest'anno si pensa piuttosto alla Champions perché si è fatta una scelta magari inconsapevole di lasciare il campionato Ma indietro e questi chi puntare alla sono i Champions. tifosi? Però sono tifosi interisti, io non so se sono tifosi interisti, ma io lo sento più Ma di i me. Io, tifosi, guardate, se tu mi chiedi allora cosa pensi dell'Inter, l'Inter è stata una partita dove il Milan è stato più scusa, forte. i dirigenti del calcio, i tifosi non li devono sentire, anzi devono fare il contrario di quello che dicono i tifosi, perché i Però lo tifosi so, però Luciano, abbiamo detto prima parlano. che i tifosi hanno un'importanza, quindi vuol dire c'è un'importanza del Ma tifoso. l'importanza del contestare la possono avere anche perché pagano il biglietto, ma devono arrivare fino a lì. Oltre non vanno perché quando Però le se è un società tifoso che ha vanno in questa e quando le percezione. società vanno in dissesto non pagano tifosi, pagano i dirigenti e portano i libri in tribunale. Evaristo, che è successo? Qual è la piccola malattia dell'Inter? Ah, Dai, una piccola malattia per ora, non facciamo qui i catastrofisti. L'Inter sta là, ha giocato bene in Champions, ha 8 punti, non è successo niente. Ha perso a sorpresa un derby. Però in controluce qualcosa si vede, no? c'è qualcosa E che cosa da secondo te? Tu rimettere. che Secondo me, per quello che penso sei un grande io, giocatore, ci dalla hai prima giocato, della tua visuale espressione mi interessa molto, no? Che sì, quella. però i giocatori poi, c'è Luciano che nello spogliatoio l'ho vissuto meglio di me, però ci sono tante cose. Cioè, dalla prima immagine di Inter Milan, vedevi, quelli del Milan avevano quella cattiveria di ultima spiaggia. Noi siamo partiti già un po'. Non col solito piglio, perché probabilmente 3 giorni prima, avendo fatto un grande risultato col City, probabilmente a livello psicologico, secondo me, si poteva arrivare meglio. Però in questi casi è giusto allarmare, perché Inzaghi, se voi notate, è già un po' che diceva stiamo attenti, perché chi ha vinto il campionato l'anno prima o l'anno dopo ha avuto sempre difficoltà. Quindi toccava già quei tasti lì di Tu non puoi dire uno. la verità è un'altra, la verità è un'altra, è che questa partita è stata affrontata come noi, per esempio, abbiamo affrontato il Borussia Dortmund e il Monaco di Baviera, certi di vincere, come l'Inter praticamente del 2002 aveva già Sì. Le fatto le feste, aveva feste programmato le feste a come San il Milan nel Siro, primo tempo con Liverpool. esatto. Allora, il problema di fondo sa dove sta? È che è stata una partita tra una squadra che aveva l'acqua alla gola e che praticamente o vinceva o perdeva. E il fatto stesso che in un centrocampo che praticamente zoppica già di per se stesso e l'allenatore sia riuscito a mettere quattro attaccanti insieme vuol significare che voleva morire almeno beato, Sì, vedere però il bel gioco. Scusa, Luciano. scusa, scusa, io lo conosco questo giochetto. Allora, quando tu cominci una partita e ti assalgono, il problema di fondo non si risolve più, perché tu adesso non riesci più a ragionare,
non riesce più a raggiungere bene così. Io ti cito un esempio. Io, dirigente della Juventus, la Juventus che gioca in casa con il Siena ultima in classifica, noi primi. Tutta la settimana ho sentito i giocatori che dicevano meno male che domenica, meno male. Io di queste cose ho sempre avuto paura. Ho chiamato nel ritiro, ho chiamato Capello e gli ho detto Fabio, adesso dobbiamo fare una bella cosa io e te. Domani, quando escono prima della partita dal riscaldamento, io mi incazzo con loro negli spogliatoi e poi tu fai il resto. Siamo andati negli spogliatoi, mi avevano preso per matto, ho fatto un casino della Madonna e ho detto che loro si erano riscaldati male perché c'era il Siena ultimo in classifica. E poi ho detto parlate col vostro allenatore. Attenzione che ha segnato Como. Attenzione, incredibile il gol del Como che ribalta tutto a Bergamo. Pazzesco quello che sta succedendo. Nico Pass, un tiro dal limite dell'area deviato, a dire il vero, qui c'è anche della sfortuna per l'Atalanta perché la deviazione è decisiva e spiazza Carnesecchi. Ma l'Atalanta, a proposito di quello che diceva Luciano, probabilmente ha pensato di averla già chiusa quando ha segnato il gol dell'1-0 all'inizio. E ha smesso di giocare, adesso si fa durissima. Rifacci la cronaca del gol del Rivediamolo play. allora questo gol, Sergi Roberto, la palla che arriva a Nico Pass calcia con il destro, c'è la deviazione, devo capire se è un giocatore dell'Atalanta o è Fadera del Como, no, 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 è un No, giocatore dell'Atalanta assolutamente, eccolo qui, deve essere Kolasinac. Kolasinac, sì, è lui, quindi questo io credo sia autogol di Kolasinac perché il tiro non mi sembrava diretto in porta. Però, insomma, in ogni caso, il prodotto non cambia, va in vantaggio il Como e sugli spalti vedo le facce dei tifosi e dei dirigenti dell'Atalanta e sono senza parole perché non se l'aspettava nessuno. Beh, E direi. queste sono, Claudio, queste sono le partite facili. Se No, però ritenute facili, ritenute facili. Luciano diceva bene, però Becca, quanti gol avete preso rispetto già alla... Cioè, quest'anno l'Inter sta Ma prendendo tanti gol. sei in ritardo? Questo è un dato di Cioè, quindi fatto, cioè, però voglio dire, c'è cioè, un problema, questo non è solamente del derby, è voglio un problema sentire che... Elena, voglio sentire Capito? Elena. Allora, stavo guardando che l'Inter ha subito 5 gol da inizio stagione. Quindi rispetto alla Juventus che ne ha presi 0 è peggiorata rispetto all'anno Sì, scorso. però Però il secondo miglior attacco mi sembra il primo insieme al se Milan, guardiamo la insomma. classifica, cioè sono a 3 punti di distanza, tutte insieme, l'Inter ha 8 punti, la Juventus ha 9 punti, il Napoli ha 10 punti, il Torino ha Poi 11, l'Atalanta, quindi adesso mi alla vendico sulla fine... Cioè, classifica Wolves, è tornata a 6. Siamo ripartiti da 6 e prima mi hanno messo una classifica a 7, ho sbagliato. Ho detto se fa 3 punti va Però indietro. l'Atalanta è Però quella da Claudio, dietro, anche il fino Milan è suggerimento, 8. basta mettere un asterisco. La Metti un classifica, asterisco, un brava, la classifica asterisco. Wolves è a 6. Basta, Insomma, con l'asterisco. dicevi scusa, Ma te adesso ti interrompo. faccio una domanda, tu ti aspettavi una cosa del genere? No, ma anche perché vedi le Milan? prime No, 20 minuti ho assolutamente giocato no. solo l'Atalanta. Ma No, stasera per il Milan, per adesso il derby. l'Atalanta, non voglio parlare del Il derby. derby. No, no, Allora, io guarda, avrei firmato per il pareggio, sono Luciano. stati 10 minuti in cui il Milan era stratosferico, Pulisic per primo, che metteva a giacere Anche di tutti i 15 giocatori. minuti. Poi dopo, per un certo periodo, fino alla fine del primo tempo, ha preso con calma, certa che poteva pareggiare, e qui il punto è importante. Sull'Inter, insomma, che poi tra parentesi, altri guai, Lautaro non segna, beh, l'abbiamo detto, Posso Barelli dirti come fuori. la penso? Posso Cosa? dirti come la penso sull'Inter? Sì, no, No, ma non ci dicevo, interessa. Barella infortunato giocherà a Frattesi, giustamente ci aveva visto, avete fatto una campagna di stampa per far Vabbè, a giocare Frattesi è Frattesi, forte però. ora ci Magari si chiede se è gioca Frattesi in grado di Zielinski. sostituire Oggi, Barella, ma a parte... scusa Claudio, mi hanno imbarazzato anche a me. Perché con Frattesi è un po' che spingono, no, Come no? gli Abbiamo addetti. dato una prima E pagina oggi intera la prima di... domanda, ma Frattesi sarà in grado di sostituire Barella? Vabbè, Cioè, però comunque, vabbè. dicevo... Ma queste, No, le Frattesi non è in sostituzioni, grado di sostituire voglio Barella. sapere cosa ne pensate, le Conosco di prima. sostituzioni di massa a un certo punto, Inzaghi ha fatto delle sostituzioni, anche stasera Gasperini, 4, 4 entrano, non sono allenatori che a un certo punto perdono un po' il pallino, come si dice, insomma, no? Non è che perdono il pallino, si rendono conto che non gli piace quello come sta andando la situazione e cambiano tutti e quattro in uno slot solo. È successo anche alla Juventus con Thiago Motta, ad esempio ad Empoli ha fatto quattro sostituzioni in un colpo solo perché si è reso conto che la squadra non andava. Oppure sabato scorso ha visto che Vlahovic non andava e ha fatto sta cosa di mettere Weah che tutti non abbiamo capito, ma lui si è spazientito. Quello è il modo di dimostrare che si è spazientito. Però sull'Inter, Dimmelo visto tu. che ci chiedevamo, ma quest'Inter, che com'è quest'Inter? È ancora la favorita? Per me
resta comunque la favorita numero uno per l'organico che Vabbè, c'ha, questo l'ha perché ha scritto dei pure giocatori Moggi oggi sul forti, perché Libero. anche chi metti metti sono tutti forti. Il problema è che però, come si dice nel gergo dei romanzi gialli, no? Tre indizi fanno una prova. Scusa, ma Allora, c'è tu stata non una hai il grande. sotto. Scusa, Marcello, c'è C'è stata una grande. stata Ok, vai. una grande Ma parata di Cossonou Alderos ha su tirato tiro di di bomba, Cossonou, ragazzi. che ci ha provato da Caspita. lontanissimo col destro, anche Mamma qui mia. deviazione, ma cosa ha preso Audero? Audero ha fatto Audero era tutto. già a terra, praticamente dall'altra parte ha avuto l'istinto Bravissimo. Con la con la mano. mano di richiamo di alzare questa palla e poi è riuscito anche a tenerla lì, a bloccarla. Adesso ci aspetta un finale molto Se scoppiettante perché sentite comunque manca mezz'ora, compreso il come recupero alla la fine. recita la Partita parte. No, ma sono tutti, vibrante. posso dire, sono tutti bravi i cronisti qua, Beh. e lo dico perché io ho diretto gente che faceva i cronisti, alcuni li abbiamo anche lanciati, ma avevano le immagini. E quindi fare la cronaca senza Comunque, immagini vuol dire che la guarda, voce Claudio, e il ritmo devono dare l'idea al tifoso di un'azione, che non è un po' come era una volta, ti ricordi, la radio, dicevi. io ti dico una cosa, questa sconfitta fa bene all'Inter perché la fa tornare con i piedi per terra, perché il pareggio del City fatto, e poteva anche vincere Ma l'Inter, c'è poteva dubbio, perdere ma poteva anche vincere, no? chiaro. Il pareggio del Sì, City ha dato però. all'Inter quella forza che si chiama autostima, per portare avanti una partita che secondo loro era già vinta in partenza. Io di queste partite ne ho No, viste per me non la tante. penso così. Vabbè, ma se no, Marcello, te la no, 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 ma no, non la pensi. penso nel senso che se, la penso in parte così. Sì, Io no, ma pensane in parte. ritengo, Io, siccome l'ho no, ma vissute. ritengo, Luciano, che come dicevo prima, tre indizi fanno una prova. Tu non devi fermarti solo al derby, che è stata la sconfitta più clamorosa, più No, eclatante. Tu tant'è che. devi tornare. Scusa. Tant'è che ti dico una cosa, io ho anche scritto stamattina, adesso aspettiamo la prossima partita del Milan per dire che il Milan è risorto, perché il No, Milan stiamo parlando dell'Inter, però ha Luciano, ho delle. capito, no? Il Stiamo Milan, parlando dell'Inter e poi l'Inter, dopo ma no, il ma il Milan Milan dopo. per essere risorto praticamente bisogna che dimostri Dove la sono forza partito? nei confronti Perché sei dell'Inter cattivo, e perché poi non Luciano ha l'errore detto, dell'Inter nei confronti della no? Perché partita. non vuoi farmi godere Questo appieno era. Allora, questo momento, ma capito? no, ma dai tu. No, Ma facciamo un io break volevo con. solo concludere il mio ragionamento, Dai, se no si concludi, concludi cattiva. che voglio Cioè, nel sentire. senso, prego, Vai, nel vai, vai. senso che cioè, non c'è stato solo il derby, noi abbiamo visto anche l'inizio col Genoa ha fatto 2-2. No, Ed è una squadra, no, ed è no, una squadra. qui Sì, ti è una devo squadra. Scusa, che non la fermare un rendevi attimo. uguale. È un individuale che non ha mai fatto L'inizio a Genova, l'anno scorso. un errore di Sommer e praticamente addirittura quello Non l'ha mai fatto. del Bissek. terzino alla fine della Sì, ma non l'ha partita mai che ha fatto il fatto. portiere. Altrimenti l'Inter aveva vinto la Ma partita che a non l'ha mai fatto, Genova. vabbè, però Sì, l'anno ma scorso non lo non facevano questi voglio errori. dire, Ma io non sono però mica un difensore capisco. dell'Inter, lui è un difensore Va bene, allora, signori, se cosa succede a Bergamo? Siamo al 65esimo. Sì, 65, quasi 66 sul cronometro. Siamo fermi a quell'azione, a quel tiro di Cossonou. Ora Cuadrado prova a puntare Strefezza, che però è bravo, resiste e spazza via. Atalanta, che adesso è a fortissima trazione anteriore, ci deve provare, ma il Como chiaramente non concede più nessun tipo di spazio. Samardžić va in azione personale, viene fermato ancora Atalanta, però che mantiene la pressione alta, deve fare almeno due gol per evitare la sconfitta. Fallo. Però l'idea stasera a Bergamo era di vincerla la partita, quindi insomma ne servirebbero addirittura tre e diventa molto complicato. Fabregas sente il profumo dell'impresa, sarebbe la prima vittoria in Serie A per il suo Como, però chiaramente ancora la gara è lunga, quindi insomma Certo. ce n'è da Allora, soffrire per il Como. pensiamo ai cugini del Milan, sempre rimanendo a Milano, vi faccio vedere la prima pagina oggi della Gazzetta dello Comunque c'è Sport. anche il Monza, non c'è solo il Genoa, c'è anche il Monza, Genoa, Monza e Milan. È Vabbè, vero, sono d'accordo adesso, con te, Marcello, adesso io. cambiamo colori. Già abbiamo i rigori dell'Atalanta, poi i colori dell'Inter, andiamo ai rossoneri, i colori. Vediamo la prima pagina della Gazzetta. Ora dice Fonseca, sei mio. Ah, scherzo, io ho detto Fonseca, chi è che ha detto, non mi ricordo, c'era già Uber per andare all'aeroporto, Piscitello, c'era già la macchina pellinata, mi sembra, no, invece ha invertito e è Insomma. diventato oramai il padrone del Milan. Ora, insomma, per carità, insomma, io anche qui, visto che c'è poco tempo questa sera, che finiamo alle 23 anziché alle 24, le dichiarazioni degli allenatori le abbiamo riscelte. Mi scuso che ve l'ho fatta tagliare, lo dico alla redazione, ma insomma abbiamo tanti ospiti importanti, cerchiamo di. C'è una partita, andiamo alle cose nuove. Ma insomma, questo Fonseca che dice il Milan sei mio, ma insomma,
Ma che vuol dire, Luciano? Ma che vuol dire? Già abbiamo, siamo No. passati dall'altra parte della barricata. Fonseca era già una vittima predestinata, ha vinto una partita che non lo sa neppure lui. E vi ho spiegato il motivo, perché l'ho passato queste cose. Il motivo è che il Milan è andato a fare una guerra e praticamente l'Inter faceva un armistizio anziché la guerra. Sì, però Luciano, Quindi. se Però ecco, c'ha la... qualche merito Ma, però il no, Milan, dico, adesso ma se facciamo la un po' squadra, l'avvocato no, del i meriti, diavolo. se la I squadra non meriti fosse ce stata, beh, se la l'ha. squadra non fosse stata con l'allenatore, perché cioè, tu Io hai non ho detto frequentato che gli la spogliatoi, tu squadra. hai giocato, quindi cioè, chiaro che non si gioca mai contro perché questa è la solita cosa, però non fai una partita Io del non l'ho genere, non fai mai una detto che partita la con squadra non è abnegazione. con l'allenatore, io questo non l'ho mai detto. Io ti dico soltanto, conoscendo Zlatan Ibrahimovic, ho soltanto messo in evidenza quello che ha fatto Zlatan quando è tornato dall'America Perfetto. e tanti l'hanno preso per matto. Sì. Evidentemente la reazione è Ma stata quindi quella questo giusta, qua, ma quindi, attenzione, e quindi c'è la perché reazione giusta. lui è un motivatore, ma che il Milan sia fatto male. Che un centrocampo non può essere fatto da tutti i mezzocampisti. Il problema è il Ma infatti il mezzocampista mezzocampista l'ha salta il tolto. L'ha tolto uno dei sì, e dove mezzocampisti. erano i L'ha centrocampisti? tolto, l'ha E tolto. dove erano i Ne ha giocato con due centrocampisti? e con i Ma laterali che dove vengono a erano? dare una mano. Ha fatto densità con tutti i giocatori che aveva, che correvano il doppio di quelli Ma ha giocato contro dell'Inter, l'Inter. questa è la Però ha giocato verità. contro l'Inter, Però quindi c'è. è per Fare questo, questa prestazione contro l'Inter motivo, è tanta scusa, per roba. questo motivo io ho detto. Lasciamo stare il Milan, Ma elogiare il chiaro Milan mi che c'è la sembra prova delle d'obbligo, nove, elogiare il Milan mi certo. sembra d'obbligo, però prima di dire, perché non si fa presto a riempire No, no, ma le pagine dei giornali con le vittorie io sono il primo esaltanti, a eccetera, dirlo, eh. prima di dire che il Milan è risorto, vediamo le Allora, prossime questo partite. E io scusa, sì. e ti dirò anche di più, i 49 gol che praticamente ha preso l'anno scorso dipendono da quel centrocampo che non è stato corretto. No, Allora, Fofana non ce questo, l'avevamo l'anno allora, scorso, però che ha preso scusate un Fofana secondo. apposta. Io prima che Max Leggeri diventi una specie di ologramma di se stesso, perché, io, guarda, io ti lascio sempre libero, se non ti interessano questi argomenti non mi offendo se vado a fare cacio e pepe alle 22 e poi ci risentiamo alla prossima puntata. Se no ti devo chiedere ogni tanto per dare l'idea che sei ancora vivo con noi, io no? Vedo delle immagini che non capisco se sono frizzato o sono vive. Però cacio e pepe non sono Cacio e pepe non è mai, ma lui la mangia prima e anche durante l'intervallo e anche dopo. Max. No, no, però al di là di questo, Max, chi temi di più di queste squadre? Sei convinto, adesso al di là dei tuoi problemi della tua Roma, che l'Inter sia ancora favorita, che il Milan comunque si affaccia? Perché insomma nelle previsioni oggi di Luciano sul libro la Roma era, se non sbaglio, sesta, settimo, cos'è gli hai Sì, dato? no, no, può essere una squadra da Europa League. L'Europa League, se concordi su questo, sei almeno su Allora, ti questo. dico, guarda, l'Inter non è solamente la favorita, mi sento di fare un vaticinio, magari faranno gli scongiuri o gesti apotropaici, gli amici interisti, vincerà lo scudetto. Ma non solo perché è la più forte, ma perché non vedo concorrenti all'altezza. Bravo, è così. Il Milan, sulla scorta della nostra esperienza qui a Roma con Paolo Fonseca, non me ne voglia l'allenatore portoghese, però parliamo di un trainer, di un tecnico non all'altezza di grandissime squadre. Qui si congedò con un quinto, un settimo posto, non ha lasciato alcuna impronta, troppo dogmatico, troppo convinto delle proprie idee. Quindi il Milan lascerà magari in più di una circostanza la cosiddetta favorevole impressione, ma non credo che possa diventare Anche Pioli ha protagonista. iniziato così, eh? No, Anche Pioli ha iniziato hai così. fatto, detto una cosa che ho trovato molto d'accordo. Volevo sapere il tuo Io parere, credo che se i se il problemi del Milan... Milan sono stati parzialmente risolti con qualche intuizione in più, o se come dice Luciano, allora Max ha parlato dell'allenatore e della cosa, Luciano ha parlato di problemi anche mi sembra di mercato e Di di struttura, composizione della squadra, di struttura appunto, che non sono stati risolti. E non si risolve in una partita, Io secondo credo che i te? problemi di struttura non siano stati risolti, che sicuramente il Milan ha sorpreso l'Inter per come è stata schierata con quattro attaccanti in campo, perché io mi ricordo di aver letto sul giornale una dichiarazione del direttore che diceva ai suoi giocatori prima di 10 minuti fate l'inferno in campo, È vero, dateci, date tutto. E mettete così paura ma alla io, squadra vedi, avversaria. È la quello che ha scuola fatto il Milan nostra. contro L'ha fatta l'Inter. Ibrahimovic, perché io ai Sì. giocatori dicevo, i primi 10 minuti assalto,
Poi Sì, ma dopo Luciano, ma mettete in questo chiaro va le benissimo, hai cose. ragione, ma se quello è più forte, più forte. Anche noi Ma abbiamo fatto, mai 10 minuti l'abbiamo non fatto contesto, con lui, con io Liverpool l'abbiamo fatto. hai sentito Con Liverpool Max, l'abbiamo fatto, abbiamo io preso sono le tre pappine, d'accordo, però. io sono Ma infatti l'Inter non ha d'accordo saputo con quello che ha reagire. detto Max a Roma, sono perfettamente d'accordo. Il problema di fondo, però, quello che non si capisce è che il Milan deve dimostrare. Con il derby non ha dimostrato niente. Sarà molto più No, vabbè, difficile la partita intanto che viene, e tieni con Lecce. presente che non so con chi gioca. Con Lecce, Con venerdì. Siamo con Lecce in casa, Verdi, però insomma, gioca per Verdi. secondo me invece il dubbio centrocampo di Fofana, abbiamo trovato finalmente un Ma un filtro, giocatore, è ma un trovato giocatore, dietro. ma un, allora, Sì. Fofana, vedete, e come si fa a parlare? Parla anche te. Allora, Fofana è un giocatore di fatica, È quello che che fa di serve all'Inter. Ma la luce del Milan qual è? La luce del Milan è E Reinders. sono i riflettori La luce del Milan è di San Reinders, in questo Siro. momento è Reinders, è Ma quello che Reinders che faceva il lavoro che faceva Seedorf quando c'era il Milan di Allora Seedorf. io ti dico che tu adesso c'hai dei giocatori quando l'aspetti non arrivano e arrivano quando invece. Questo tre partite Allora vi fa, in faccio questa sentire partita tra no. qualche minuto il nostro Matteo Mosconi, è andato oggi a intervistare, c'era solo lui e Sky Gabbia, che è l'eroe di questo derby, che ha giocato che non doveva giocare. Forse questo può essere una Sì, piccola è l'unico novità. italiano in una L'unico squadra di italiano calcio, forse, attenzione. è Che una storia ha dimostrato che particolare. può essere anche uno che. Può essere una novità rispetto al Milan che Era stato abbiamo. mandato via Sì, Claudio, è è stato. stato Ma poi, richiamato però, dopo è per ritornato, però per forse è un altro necessità. giocatore. Quindi sono degli errori questi qui riparati, Allora, ma riparati per prima caso. voglio Ma sentire no, non è ancora un po' di vero. cronaca dal nostro Federico. Atalanta in possesso palla, intanto il cronometro scorre, l'Atalanta non è ancora riuscita a riaprirla questa partita che al momento è nelle mani del Como, però attenzione, Atalanta adesso in attacco con Brescianini che viene chiuso da Moreno, il colpo di tacco per il numero 2, Kempf prova a ripartire adesso il Como ad addormentare un po' i ritmi di questa sfida, l'Atalanta invece ci sta provando, ma più con la forza dei nervi che con le idee, sinceramente, io vedo tanta confusione e poi Cuadrado. Che insomma è arrivato un po' in sordina a Bergamo, ma mi sembra in grande condizione. Adesso palla a lui, prova a cercare dall'altro lato Kolasinac. Qui sbaglia completamente però la misura del passaggio. Dunque il pallone finisce in out e ci sarà il rinvio dal fondo per il Como. Gasperini è arrabbiato, nervoso, si gira verso la panchina dicendo qualcosa ai suoi collaboratori. Vediamo se ci sarà spazio ancora per un cambio. Ne ha uno l'Atalanta da fare ed eccolo qui, lo fa adesso. Entra Vlahovic, che ovviamente non è il Dusan Vlahovic della Juventus, ma è un giovane, ci prova dunque inserendo questo giocatore offensivo giovane al posto di Ederson, quindi prova il tutto per Azione tutto. proprio Credo che sia incredibile. anche indicativo che in un momento così non entri Zaniolo, però, Cioè vuol dire che nelle gerarchie è veramente l'ultimo. Comunque c'è stato un momento di gioia da parte di Marcello Chiri quando ha visto Vlahovic perché pensava fosse stato venduto nella Pensavo di averlo notte. Pensavo che fosse ceduto. stato venduto nella notte in barba a qualsiasi liturgia del calciomercato di notte, già con la maglia nerazzurra, ma non è quello, è un omonimo, non è Sì, è un Vlahovic di cui ho attaccante visto di i vent'anni reati. che praticamente debutta oggi perché ha giocato una sola volta, per cui è la sua prima vera in Serie A. Vediamo se la mossa di Gasperini sarà stata di quelle giuste, di quelle geniali oppure Allora, abbiamo ancora un minuto e poi vi facciamo sentire subito dopo la pubblicità le due dichiarazioni di Gabbia che ha fatto oggi al nostro Matteo Mosconi. C'era solo Netflix e Sky, però insomma, c'erano contenti, ci siamo pure noi. Insomma, ogni tanto, oggi Aldo Claudio, Grasso, posso dire la Luciano. mia sul Milan? Posso dire Cos'è? la mia velocissima in un minuto? Sì, Posso dire in 30 certo. secondi? Cioè è facile salire però sul carro di Fonseca dopo che ha vinto il derby, eh? Dopo averne dette di cotte e di crude quest'uomo, cioè oggi tanti sono riusciti a Ecco, salire questo è sul vero, carro a questa è una dire è verità. ricominciata. No, su L'abbiamo questa ha detto, ragione abbiamo fatto, è Luciano. vero Marcello, Vediamo con è Lecce che vero, è vero. Te succede. l'abbiamo detto, Infatti, ti vediamo abbiamo detto, poi. scusa, ti ho fatto vedere la gazzetta, Mira, sei No, mio. infatti, ma Dal anche poi con la paradiso, gazzetta. Facciamo la cronaca paradiso. però. La cronaca è quella, la cronaca è che la Sì, partita io della però, Juve insomma, noi dico questo, che secondo me siamo, diciamo, pronti a vivere un autunno molto sorprendente, perché secondo me a ogni partita qui diremo una cosa, ancora poi diremo stasera. subito l'altra, e poi diremo intanto. Intanto tu ti tieni, Vlaovic. Questa però, vedi il Como, è La mia una condanna. espressione di quel calcio che abbiamo detto prima, è una partita che sicuramente andavano per vincere e poi stanno perdendo e non arrivano più, mai più Non arriveranno arrivato. a ricolmare il Ma poi la cosa distacco.